È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Velo da volto un bianco castello patato, un grande vago l'aveva stregato per noi. Grigie del fumo di un treno, questo è il castello che io posso dare a te. Che non sarebbe ritornato mai più. Vivere
ridere delle follie del mondo, vivere in casa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recita che fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul tappeto scende Galatea, finalmente torna la realtà, e la tua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere pur se al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio chi me l'ha portato via. Chi me l'ha portata via? Vivere in casa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Allora, sarà sicuramente questa sera una bella trasmissione. Avete sentito le due canzoni del nostro tenore, poi sentirete ancora altri momenti importanti della canzone, ma soprattutto del Festival di Sanremo, che è passato da pochi giorni. Lui ha vinto un prestigioso premio. Amerigo Barino lo conosco da tanto tempo, e ci onora questa sera di essere presente, nonostante tanti impegni, e qui per contribuire a rendere più bella questa nostra puntata di Meraviglioso. Grazie. Intanto lo ringraziamo per averci fatto deliziati con l'ascolto di La mia favola e vivere. E poi annunciamo naturalmente tutti gli ospiti. Amerigo Marino, che ha già ampiamente presentato Saro, quindi è il nostro tenore, presidente di Viva Vitalità Italiana Calabria. E poi Sabrina Santacroce, segretaria sempre della stessa associazione, Luana Franco dell'associazione Il Giangurgolo di Caulonia, Daniela Ferraro, laurea in lettere classiche e docente e poetessa. Stiamo trasmettendo sempre dal Parco degli Dei di Roccella Ionica, mi fa piacere ricordarlo e sono felice di avervi con noi nuovamente questa sera. Ecco, con Amerigo abbiamo parlato spesso del suo presente, del suo passato, adesso parleremo del suo futuro. Dopo questo, ecco, intanto spiegaci cosa è successo a Sanremo. Sono successe tante cose. Intanto volevo salutare i telespettatori di Telemia e soprattutto ringraziarti per avermi ancora invitato nelle tue trasmissioni. Io ti conosco da 20 anni e quindi possiamo dire che mi hai tenuto a battesimo, e questa sera mi fa piacere perché ritornare alle origini è un principio molto importante. Dopo i miei grandi successi, perdonatemi, ma me lo devo anche dire, immaginati lì in quel di Sanremo, stasera mi ritrovo qui a discuterne con voi in questa. Parliamo di questo successo, come è nato e come è maturato e come si è realizzato. Bene,
Io sono stato a Sanremo nel 2020, prima della pandemia, e quindi avevo già avuto modo di approcciarmi con quello che è l'organizzazione sanremese, e in questa tornata ho avuto modo di introdurmi ancora in maniera più fattiva, e di conseguenza ho partecipato a diverse attività canore extra Ariston, perché tutto quello che succede a Sanremo noi lo vediamo in televisione filtrato dall'Ariston, ma quello che gravita intorno all'esterno dell'Ariston, del palco Ariston, il palco più famoso del mondo, è di gran lunga superiore a quello che succede sul palco. Quello è un tempio destinato ai pochi eletti, ma al di fuori c'è un altro mondo molto fermento, molto articolato, che riguarda sia l'espressione canora sia altre tantissime altre attività, musicisti a non finire, turisti, turismo a non finire. E in questi contesti si organizzano anche degli eventi come i concorsi canori, passerelle, audizioni, insomma c'è un fermento notevole, ed io partecipando ad uno di questi concorsi ho avuto la fortuna, io mi reputo fortunato, perché su 15 concorrenti provenienti da tutta Italia sono riuscito a conseguire il secondo premio. E mi ha preceduto, ahimè, una bambina di 8 anni. Quando ci sono i bambini, è chiaro che... Ecco. E quindi, sì, eccolo qua. Sono stato insignito di questo... Ecco, lo vuoi mostrare? Sì, adesso non so se va in controluce. Questo premio, questo concorso, è che il direttore artistico, il cavaliere Michele Cutro, che è praticamente famoso in tutta Italia perché lui è uno chef, critico chef e critico musicale, perché si interessa anche di spettacoli, ed è stato lui ad organizzare questo concorso, che proviene comunque dal patron Speziali, all'interno di un villaggio di Sanremo, che sono praticamente le location dove si svolgono queste manifestazioni, e presidente di giuria, il patron del Cantagiro italiano famosissimo, quindi una giuria molto qualificata, ecco perché il premio ha molto valore, perché non era una giuria popolare, era una giuria qualificata, e quindi prestigioso premio, perché se non fosse stata per questa bambina arrivavo prima. Ricordala questa bambina. Sì, che... no, infatti il direttore artistico ha avuto modo di criticare questo concorso, perché i bambini o partecipano a sezione bambine oppure non possono essere, perché i bambini vincono sempre, è normale. Sì, ma voglio dire, ma è un concorso, potevano partecipare tutti allora? Allora, il concorso bisognava iscriversi, si chiama concorso Sanremo Fashion Music, è la quinta edizione che si fa, quindi non è la prima, e bisogna iscriversi, e naturalmente ci si iscrive da tutta Italia, vengono cantanti da tutte le regioni, e ci tengo particolarmente a ribadirlo, io sono il primo calabrese ad aver ricevuto un riconoscimento così alto. Grazie. Vale, come dire, doppio questo premio proprio per questo, un calabrese che si afferma per la prima volta, insomma, è un motivo di orgoglio. E noi siamo particolarmente orgogliosi, vero Marina, per avere con noi qui in questa trasmissione questo calabrese che porta in tutto il mondo questo nostro territorio. Io sono Mariella e siamo orgogliosissimi di averlo con noi, l'abbiamo conosciuto, è un nostro amico, è l'amico di Meraviglioso, ma stasera vogliamo che tu ci faccia ascoltare altre canzoni, ci farai, ci allieterai, sì, la serata. Ormai dopo Sanremo sono lanciato, sono pronto a fare concerti interi, sì. Certo. E quindi ci farai ascoltare Notte e tu sì una cosa grande. Benissimo.
sogni tornano, son stelle nel crepuscolo, come fiamme si accendono dentro di me. Ho speranze e desideri, ma le mie parole non bastano più. Notte piena di misteri, prova a raccontarli tu. Anima nella mia solitudine, lascia che sia una nuvola che se ne va. Le speranze e desideri sono le mie ali e con te volerò. Cosa grande per me, una cosa come fa.
guardano a te. Luria, sapendo cosa da te, perché anni ti guarda così, si pure tu te sienta morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché è dille una volta sola, si pure tu lo sai tremando. Una cosa che non ha già avuto mai, una cosa che mi fa innamorare, non bene a così grande. Cosa che non ha già avuto mai, una cosa che mi fa innamorare, non bene a così grande. Grazie. Grazie Amerigo, ci hai trasportato nella magia del tuo mondo, Canoro, grazie veramente. Le canzoni sono quell'espressione dell'anima che accompagnano e scandiscono il tempo degli esseri umani, di tutti noi. Senza le canzoni noi praticamente non avremmo più cognizione del tempo, senza la musica non avremmo il ritmo. E quindi le canzoni sono, appartengono a questa filosofia. Le canzoni ci accompagnano sempre. Non abbiamo mai vissuto un periodo della nostra vita senza una canzone di riferimento. E quindi queste sono le canzoni che non tramonteranno mai. Canteremo ancora questa sera. Per il tuo futuro. Cioè adesso hai raggiunto quasi il massimo, ancora pretendi di superare qualche altro ostacolo, diciamo che nel campo musicale? Gli step della carriera Canora sono tantissimi, questo è uno dei tanti step. Vorrei tanto aver, come dire, raggiunto il gradino più alto, ma purtroppo non è così, perché come dimostra Sanremo, ogni cantante deve dimostrare il proprio step anno per anno. E quindi non si arriverà mai. Si può raggiungere un altissimo livello professionale, ma poi bisogna, come dire, lavorare per mantenerlo. Quindi pensare di aver raggiunto qualcosa è un'idea non corretta. Però c'è da dire che ogni step raggiunto, ogni traguardo raggiunto ti galvanizza, ti dà la spinta, ti dà la propulsione, ti dà la speranza per poter fare di meglio. E quindi di meglio stiamo aspettando adesso la possibilità di fare un inedito e di portare, come dire, qualche canzone che non sia più la canzone da interpretare, ma una canzone che da proporre. E quello potrebbe essere
un gradino in più che magari fa davvero tanta differenza. Stiamo aspettando, perché purtroppo il mondo della canzone, e noi gli italiani siamo un popolo di cantanti, quindi ce n'è di tutti, per tutti i gusti, e di conseguenza riuscire a trovare la voce, la canzone giusta, non è facile, ma ci stiamo provando. Proviamo un po' tutti. Esatto. Adesso proverà a cantare Andrea Cirillo con Andavo a 100 all'ora. Allora, buonasera a tutti, volevo fare un saluto a un mio amico di Ellera, Damiano. Questa canzone la canto per te, che so che ti piace tanto, ok? Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, 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 yeah. Andava a 100 all'ora per cantare la serenata, blem, 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 blem. E non vedevo l'ora per abbracciare la sua, yeah, 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 yeah. Ma si bruciò il motore nel mezzo della via, blem, 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 blem. Amore, aspettami, corro a piedi da te. Son 100 chilometri che io faccio per te. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, 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 yeah. Andava a 100 all'ora per cantare una serenata, blem, 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 blem. Giunga, giunga, giù, giunga, giunga, giù, la, 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 la. Giunga, giunga, giù, giunga, giunga, giù, giù, la, 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 la. Giunga, giunga, giù, giunga, giunga, giù, giù, la, 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 la. Giunga, giunga, giù, giunga, giunga, giù, la, 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 la. Blem, 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 blem. Amore, aspettami, corro a piedi da te. Son 100 chilometri che io faccio per te. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, 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 yeah. Andava a 100 all'ora per cantare una serenata, blem, 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 blem. Giunga, giunga, giù, giunga, giunga, giù, la, 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 la. Giunga, giunga, giù, giunga, giunga, non la, 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 la. Grazie, grazie. Ciao Damiano, questa canzone era per te, ok? Ciao. Grazie Andrea per l'energia e l'allegria che ci hai messo con questa canzone. E quindi tutti argomenti di attualità questa sera. Abbiamo avuto Sanremo, adesso abbiamo il Carnevale che è imminente. E ci vuoi raccontare, Luana, che cosa avete organizzato con l'associazione Il Giangurgolo? Parliamo di? Il Carnevale, il Carnevale a Caulonia. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per questo invito, è un piacere essere qui dal Parco degli Dei, che tra l'altro è molto suggestivo, quindi grazie davvero per questo invito. Dopodiché, sì, in realtà qualcuno forse pensa che il Carnevale sia una festa inutile, che sia una festa così di passaggio, ma in realtà non è vero, perché è un motivo, anzi è un modo per stare insieme, è un modo per creare collaborazione, è un modo per creare condivisione, quindi sono tutte in realtà azioni che vengono promosse nell'interesse della collettività. Il Carnevale, come qualsiasi altra manifestazione, anche quella che stiamo facendo stasera, sicuramente sono buoni modi, buone azioni, buone occasioni per stare insieme, per scambiarsi delle idee, dei contributi, per venirsi incontro anche su delle tematiche. Quindi il Carnevale non è solo una festa mirata al divertimento, ma dietro il Carnevale c'è tanto lavoro dietro, ci sono dei ragazzi che tutte le sere con la pioggia, col vento, con
il maltempo, di tutto e di più, sono nei laboratori che lavorano fino a l'una di notte, e la mattina si alzano alle 6 per andare e per fare ognuno il proprio lavoro. Quindi in realtà c'è tanto lavoro dietro. Stanno lavorando ai carri? Assolutamente sì, in realtà abbiamo promosso un programma molto, molto ricco di singoli eventi in collaborazione. Ovviamente questo carnevale viene promosso con il comune di Caulonia, con le associazioni del territorio, con le cooperative sociali che hanno cercato di includere i bambini, e ogni pomeriggio durante la settimana, giorni alterni, hanno promosso dei laboratori, proprio perché così erano i bambini stessi ad essere i promotori delle maschere, dei carri allegorici. Il tutto è finalizzato all'arte, perché qua gira tutto intorno all'arte. I carri allegorici sono una forma d'arte, il ballo in maschera è una forma d'arte, e qualsiasi cosa che si propone, degli artisti che disegnano, che lavorano, che cercano di mettere più attenzione in quello che fanno, è arte. Quindi in realtà noi cerchiamo di promuovere l'arte principalmente. Quindi il carnevale a Caulonia sicuramente è qualcosa che ormai è storico. Questa tradizione, Caulonia ha ricordato per questa tradizione quando io ancora non c'ero. Ho delle foto proprio da neonata ai carri allegorici, e quindi per anni abbiamo cercato di portare avanti questa tradizione. Cos'è successo? Qual è la novità? La novità è che abbiamo cercato di appropriare o di creare un'associazione che si occupasse principalmente del carnevale, proprio per consentire una continuità della manifestazione, affinché questa possa appunto essere un evento principale, e soprattutto possa essere un evento promotore anche per i paesi limitrofi. In realtà la Locride è ricordata per il carnevale in più punti, però noi stiamo cercando di andare oltre quello che è il nostro comune. Infatti abbiamo promosso anche la collaborazione con il comune di Placanica quest'anno, e non solo, in realtà già dal 2020 precisamente, poco prima appunto della pandemia, abbiamo creato e abbiamo promosso dei carnevali in collaborazione con altri comuni, per ampliare il nostro lavoro e soprattutto per creare un lavoro sinergico che non fosse limitato al nostro comune stesso. Quindi io credo che il carnevale sia qualcosa di splendido, sicuramente trasmette spensieratezza, ma in realtà dietro c'è tanto lavoro e tanti sacrifici di ognuno di noi. Vi invito a venire nella replica di martedì, perché martedì saremo la mattina a Caulonia Marina, e nel pomeriggio invece andremo verso Placanica. Abbiamo promosso il ballo in maschera, abbiamo promosso la prima sfilata dei carri, ma martedì concluderemo queste giornate di puro divertimento. Quindi il carnevale è cultura, prima di tutto, perché scopre la tradizione, e ricordiamo che il giangurgolo è la maschera tipica calabrese, quindi è una tradizione che va avanti. Esatto, la nostra associazione nasce come un'associazione culturale che sicuramente si può occupare di tante altre manifestazioni, però il nostro obiettivo è proprio quello di dare un'identità al Carnevale di Caulonia, anche perché abbiamo preso come spunto le città più grandi d'Italia, Viareggio, Cireale, dove in realtà sono proprio le associazioni, i comitati festa che organizzano i carnevali. E io credo fortemente nel ruolo delle associazioni. Credo che molte volte ci sono delle cose che un'amministrazione non può fare, ma non per mancanze, non può fare perché c'è bisogno di creare solidarietà all'interno del tessuto sociale, e quindi credo fortemente in questa forma e in questa forma di investimento nelle associazioni del terzo settore. E noi ti auguriamo di raggiungere il successo che è stato raggiunto a Caulonia con la tarantella. Veramente di cuore, perché sappiamo l'impegno che ci metti, abbiamo avuto modo di scoprirti come assessore alla cultura nella passata legislazione, abbiamo visto che ci metti veramente il cuore, e quindi quando ti impegni i frutti vengono fuori. Ti auguriamo veramente tanto successo con questa nuova avventura. In realtà sì, io ero un consigliere comunale semplice, ad essere sincera, però ho sempre lavorato per il mio comune, perché credo che a prescindere dal ruolo che uno occupi, se vuole offrire il proprio contributo lo può fare in qualsiasi altra forma. Grazie ancora per questo invito.
Grazie Luana, veramente di cuore. Merigo vuole intervenire. No, volevo introdurre un concetto che è quello veramente culturale, perché parlando del carnevale, i mesi al tempo di Romolo erano 10, quindi dicembre significa proprio decimo mese, e la fine dell'anno si concludeva con una festa che era il carnevale. Poi fu Numa Pompilio che ha aggiunto altri due mesi, e quindi gennaio e febbraio, quindi quella fine dell'anno che coincideva con il carnevale si è spostato a febbraio, ma è culturale perché rappresenta un fatto storico importante. La fine dell'anno del periodo dell'antica Roma coincideva con il carnevale. Questo periodo adesso coincide con il carnevale in Cina, dove praticamente i cinesi festeggiano un carnevale e una fine dell'anno che è un carnevale, praticamente fanno esattamente quello che facciamo noi in Italia con i carri allegorici, con una serie di manifestazioni che durano un mese, esattamente come facevano i romani all'epoca. Le festività avevano queste caratteristiche: una volta che si cominciava a fare festa non finivano mai. Infatti agosto, che poi diventa le ferie di Augusto, che sarebbero le ferie più importanti, erano delle ferie che duravano 30 giorni, perché i romani amavano divertirsi in maniera particolare. Quindi è un fatto culturale prima di ogni altra cosa, e recuperare questa memoria significa portare avanti il carnevale e ribadirne ancora l'importanza, perché non è una festa dove semplicemente si passa del tempo, ci si mette la maschera solo così, ma acquisisce delle caratteristiche importanti, quindi lo ripeto per l'ennesima volta, caratteristiche culturali, e queste caratteristiche vanno recuperate e mantenute vive, perché attraverso la maschera c'è un mondo che dobbiamo ancora scoprire, che viene dal passato, viene da 2700 anni fa. Assessore alle politiche giovanili eri alle politiche giovanili. Mi sono sbagliata, ho cercato di rimediare. Comunque veramente vi auguriamo un grandissimo successo, sia per quello che è già andato con domenica, con la prima uscita dei carri, sia con quella, con la replica del martedì, e con tutte le altre belle cose che andrete ad organizzare. E adesso ascoltiamo. Grazie. Sarò bella con Suona Chitarra. Suona chitarra, tu che sei la compagna di tante mie notti d'amore. Suona chitarra, che hai diviso con me tanti applausi e le spine nel cuore. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o accompagni canzoni suonate tra le risate ed il pianto. O mia chitarra, suona chitarra, quando dico parole d'amore alla mia innamorata. Chitarra, quando sto in compagnia degli amici fino a notte inoltrata. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o se come un'orchestra diventi più forte del vento. La chitarra, ti amo tanto, perché tu mi ricordi le sere passate a cantare, per la gente che non respirava per starmi a sentire,
e sembrava che stessi facendo l'amore con te. Ti odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia chitarra, passate a cantare per la gente che non respirava per starmi a sentire, e sembrava che stessi facendo l'amore con te. Ti odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia chitarra. Il bel canto stasera la fa da padrona, dopo Amerigo anche Saro ci ha deliziato con questa bella canzone, grazie di cuore. Poi sentiremo Amerigo su questo. Certo, lo risentiremo volentieri. Adesso ascoltiamo Daniela Ferraro, poetessa, che viene da Locri, quindi come dicevo anche l'altra volta, una degna erede della Nosside, la poetessa dell'amore, e quindi quale momento migliore di fare delle poesie, di declamare delle poesie d'amore, che non in questo periodo. Il San Valentino è passato appena da un giorno. Non la facciamo continuare, è un altro amore eterno, quindi possono anche passare giorni, lo possiamo cantare sempre. Come la canzone, anche la poesia è una cosa molto antica. Se non ci fosse la poesia non ci sarebbe la canzone, chiaramente, perché senza il testo, ecco, ci sarebbe solo la musica. Solo la musica è la cosa più antica, no? Della canzone e della poesia. E una cosa che mi chiedevano sempre quando venivo intervistata e recitavo qualche mia poesia d'amore, prima domanda, cos'è per te l'amore? Ed è quella domanda terrificante, no? Quando chiedono cos'è per te la poesia. Perché sono due cose giustamente indefinibili. Però poi pensandoci, Leopardi ci ha provato a definire la poesia. Ha detto la poesia è un libero canto dell'anima. Perché ho pensato anch'io, ma invece di improvvisare, lanciarmi, eccetera, ci voglio pensare bene e lo voglio esprimere poeticamente. Che cos'è l'amore? Ragionarci un po' sopra. E poi in questo testo, dopo questo ragionamento che faccio, esemplifico il significato dell'amore nell'ultimo verso. Quindi inizio con questa poesia, che ho messo in scaletta, che è intitolata L'amore è. Io non uso in genere la rima nelle poesie, però in questa ce l'ho messa perché per creare un ritmo battente. L'amore è. L'amore grida, l'amore tace, l'amore è gelo, l'amore è brace, l'amore piange, l'amore prega,
tosto sogghigna e a te si nega. Inorgoglisce, pochina il capo e gira in tondo tornando a capo. L'amore è vento che mai si arresta, l'amore è quiete nella tempesta ed è rugiada che beve il giorno. L'amore è un viaggio senza ritorno. L'amore è battito, furore ascoso, con gli occhi chiusi non ha riposo. L'amore è un boccio di primavera, l'amore è un fischio nella brughiera, è veritiero dentro menzogna, annega il senno, mutilo sogna. Sul limo altare d'obliquo afflato, l'amore è un demone santificato. Grazie, bellissimo. Ed ecco la definizione: l'amore è un demone santificato. In pratica le poesie d'amore ruotano proprio intorno a questo. L'amore è un demone, è un demonio, ma è anche un santo, è un demone fatto santo. Infatti nei miei primi 3 libri di poesie l'amore ha un larghissimo spazio ed esprimo tutte questi variopinti atteggiamenti dell'amore. Naturalmente qui posso leggere solo molto poco, ma quel poco cercherò di dare velocemente un'idea di questi vari tipi di amore. Libro. Vediamo un po' l'amore come demone, come passione, quell'amore che annega il senno e mutilo sogna. La passione amorosa, per esempio, espressa nella poesia fra le tantissime, Fuochi arditi. Ricordiamo che sei pluripremiata a livello nazionale con le tue raccolte di poesie. Sì, grazie. Ho girato un po' tutta Italia, da Roma, Firenze, Iesi, ho vinto il Federiciano nel 2015, il primo premio di poesie e vari anche premi di cultura, premi alla cultura. E quindi sei un orgoglio locrese, ma anche calabrese. Certo, comunque sono andato, ho sempre parlato per la mia loca, chiaramente, dalla Calabria. Questa è la prima cosa, è stato molto bello. Anche sul Campidoglio, a Roma, sono stata premiata, la prima parola è stata sempre per la mia Calabria. Assolutamente, sempre. Vediamo un po' questo amore passionale. Fuochi arditi. Erano fuochi arditi, lingue di danze spettrali al lume di mai sopita mente. Era il frangente, tumescente di spruzzi in ombra al cielo. Era il mugghio del vento sulla rada pianura in corsa folle, incontenibile, di dissennato arcano, cieco e discinto, ardente desiderio, stracciate vesti di pudico ritegno, infame, implora. Bravo, grazie. Grazie, grazie. Grazie. E andiamo proprio con la follia, impazziamo ancora. Stamore è stato proprio... Come avete notato, non parlo direttamente, mi piace specchiare l'amore nella natura, che uso come correlativo oggettivo, non solo per l'amore, ma anche in molte mie poesie. Uso molto il correlativo oggettivo. Follia di te. Mettiamo sottofondo musicale. Ecco che arriva il sottofondo. Ecco qua. Non mi fate impazzire da sola, no? Un po' di musica. Follia di te. E urla il mare al piano e increspa l'onda mentre fa forza al cielo. Odor di muschio ed è sentore strano. Schiumano danze in attorcenti flutti. Né più rasso di l'alba, né più annodi imbrunito rosario giorni raminghi. Dentro un sogno infinito fumiga il senno, tra crepitio di sensi. Arso verdeggia. Grazie, grazie. Non voglio fare molto. Sto cercando altri versi da farci ascoltare. Sentiamo questo argomento. Adesso vado a Piume di Cobalto. Finora ho letto da cerchi concentrici. Piume di Cobalto, ricordiamo che è un'altra tua raccolta. È il mio terzo libro questo, di Piume di Cobalto. Sì. Allora, demone santificato e vediamo una donna arrabbiata. L'amore tradisce, l'amore inganna, no? Una donna si arrabbia, ma si arrabbia forte. Attenzione, è una donna molto, molto arrabbiata.
Ira di te sarà l'ira di te, compagna scalza, sarà il camino di vaporato pianto, ventre che brucia ad un focolaio spento, l'occhio deforme dei lividi dell'alba. Sarà il patibolo di martoriate attese, sarà il miasma di putrescenti stagni, dea scarmigliata da demoni dementi, concave mani sul marmo dell'assenza. Morbosa d'ombre, l'onda in cartoccia e salza, piaghe crescianti, scaglia sul cielo, indarno. Grazie, grazie. E adesso andiamo al santificato, no? Ho cercato di dare un'idea, ce ne sono tantissime, sul demone, passionali, anche un po' erotiche, vabbè. Ma andiamo adesso all'amore più delicato, l'amore dolce, quello che in genere piace. Daniela sta cercando di fare un percorso delle varie sfaccettature dell'amore. Varie sfaccettature dell'amore, perché è un demone santificato. E allora qui, Cerchi concentrici, mio secondo libro, alla pagina 20, abbiamo una poesia molto dolce, che ho scritto di getto, un gioco, infatti proprio l'ho intitolata Gioco d'amore. Solo una goccia del mare dei tuoi occhi vorrei bere stasera. Tu stilla piano dalle concave mani a molli labbra. Solo una goccia fa straripare oceani ebri di spuma. Solo una goccia il fiore nutre e conforta. E ferma l'aria ed un battito ascoso sono i secondi. Tu stilla piano. Alle vene anelanti, divino il gioco e voluttà profonda. Grazie, grazie. E allora... Sentiremo ancora altre poesie. Intanto sì, volevo solo completare un attimo questo argomento. Mi dispiace, così poi passiamo ad un altro, non lo lasciamo in sospeso. Che sull'argomento, sempre amore, dolcezza, delicatezza, eccetera, c'è la brevissima poesia, per esempio, Senza fine. Profili di silenzi, è stanco il tatto, ma gli occhi mai. E scrutano tra pieghe del sazio amplesso nuova energia profonda, che morte nell'amore è mai appagante. Concludiamo con questo. Grazie, grazie Daniela. E quindi andiamo di nuovo in musica con Andrea Cirillo, che ci fa ascoltare Chiamami ancora amore. Era una barca che volava in cielo, e i bimbi ancora stavano a giocare, e avrei regalato il mare intero, tu di vedermi riarrivare. Eri il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, perché a 20 anni se ne sta a morire, in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento, da questi signori del dolore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, e te la riempiremo noi da qui di musiche e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, di questo disperato sogno fa il silenzio il tuono, difendi questa umanità anche restarsi un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché le scuole parfalle che non puoi togliergli le ali,
perché le idee sono come le stelle e non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di mare che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo scudo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, e questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musiche e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita, ma nel silenzio il suono, difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. E questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musiche e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami sempre amore, chiamami sempre amore, chiamami sempre amore, perché noi siamo amore. Grazie. E quindi la prossima volta a Sanremo con Amerigo. Andrea, grazie veramente per la tua interpretazione sempre splendida. Andiamo sulla nostra sinistra. Microfono. C'è la segretaria di tutte le associazioni. La domanda. Allora. Aspettiamo la domanda. Ti prendo in giro, sa? No. Allora, in questo momento, qual è la tua attività? Oltre a quella, naturalmente, che collabori con Amerigo per la nuova associazione, stai facendo altre cose. Vuoi dirci un po' cosa che bolle in pentola? Allora, intanto buonasera agli amici telespettatori, a Telemia, a tutti gli operatori e a voi qui, a Mariella Costa e a te, Saro, sempre per la gentile chiamata, chiamiamolo così, a venire qui nel vostro salotto, in questo parco meraviglioso di arte e di cultura. La domanda era che cosa bolle in pentola. Dunque, oltre tutte le attività che sto svolgendo come segretaria e come promoter per il tenore, e voglio solo aprire e chiudere una piccola parentesi. Se... Scusi, ma in questa fase di successo, in questa fase di successo, il tuo ruolo? Il mio ruolo è stato smart working, quindi io ho lavorato da casa per organizzare una parte, perché giustamente quando si parte già organizzati, però l'altra parte organizzando degli incontri molto importanti con gli agenti dello spettacolo e della musica che si trovavano in che si trovavano sul posto. E così ho fatto, infatti ne sono venuti fuori dei bei risultati, e poi anche come in collaborazione con degli uffici stampa abbiamo inoltrato degli articoli. L'ultimo articolo che è andato su un sito web, fatemeli ringraziare perché siamo tutti colleghi, ringrazio anche Giuseppe Mazzaferro, perché dal beat di Milano alle 11 di sera eravamo al telefono proprio per parlare del tenore, un sito che si chiama proprio ontacalabria.net che ha messo online
l'articolo del nostro tenore facendo più di 7.100 visualizzazioni nel giro di 24 ore. Questo è il potere dei social, il potere dell'online, il potere di internet. Allora cosa succede? Che ruolo ho io, oltre a fare, diciamo così, da segretaria, quindi appuntamenti, uffici stampa e così via, mi sono inoltrata anche quello che è il campo, tra virgolette, commerciale. Perché? Perché nella promozione del territorio calabrese non solo il tenore porta la sua voce, porta con sé anche dei brand molto importanti. E perché non ringraziarli, il commerciante o l'imprenditore, che sostiene veramente tanto le attività dei nostri ragazzi, non solo del tenore Amerigo Marino, ma di tutti coloro che supportano con le loro attività, supportano quello che sono i viaggi, quello che può essere un soggiorno e così. E vorrei solo ringraziare, se possibile, l'agenzia Travel di Bianco Melissa Luppino per appunto la sponsorizzazione su Sanremo, e l'ultimo brand molto importante che accompagnerà il tenore per tutto l'anno è la camiceria di Fabio Vitale, un maestro della sartoria che calabrese, ci tengo, ecco perché la promozione insieme alla musica noi accompagniamo e ci uniamo a loro, perché ormai tutto è internet, tutto è social, tutto è quello che fa rumore, tra virgolette, quindi accompagna i nostri artisti in questi viaggi che, insomma, non sono poco. Che cosa faccio io nella vita, Saro? Io sono e sarò ancora un agente di polizia locale. Io ho studiato e sì, adesso sono un attimo, perché poi ci dobbiamo inoltrare sul campo del precariato, ma lasciamo perdere, e per il momento sono ferma, ma sono un agente di polizia locale. Quindi se ti fanno la multa, lei te la fa. Quindi possiamo sostare in qualunque posto a Siderno, siamo tutelati. Adesso sono fuori contratto, però ho l'idoneità come agente di polizia locale. Così abbiamo chiuso... Torniamo alla musica. Cosa c'è in futuro? C'è un po' di sanzioni e un po', non sto scherzando, e in più le attività culturali artistiche. Grazie, grazie. Prego. Sabrina. E adesso torniamo alla musica, che questa sera l'ha fatta da padrone, e quindi certo, sicuramente chiuderemo poi alla grande con Amerigo. Ma adesso è la volta di Saro Bella che ci fa ascoltare Il cuore è uno zingaro. Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, e dissi non è niente ma mentivo. Piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte. Non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Atene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà. L'ho vista dopo un anno l'altra sera, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva,
mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. La 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 la. Grazie a Saro Bella per questa sua splendida esibizione. E volevamo ascoltare il tenore Amerigo Marino in merito alla performance di Saro. Beh, devo dire, non faccio retorica e non faccio preferenze, ma il modo di cantare di Saro richiama il modo antico, il modo classico delle canzoni degli anni 50-60, la voce che ancora, non so se ha Saro a 50 anni o 55, forse qualcuno in più, però ancora la voce risuona con quella risonanza tipica delle canzoni di una volta, quindi doppio applauso perché ancora riesce a restituire dignità alla canzone del sono del periodo. I polmoni allenati del campione, esatto, sicuramente del calcio, sì. il fiato lo mantiene ancora, quindi, e poi è uno splendido diciottenne, diciamolo. Ecco, qualcosa sul mio cantante, quello che ogni puntata è il cantante preferito dai nostri telespettatori, Andrea Cirillo. Andrea Cirillo sarebbe praticamente il leitmotiv la colonna sonora delle tue trasmissioni. E praticamente Andrea, io non posso dare un giudizio perché sarei ipocrita, perché il cantante non può giudicare un altro cantante, il giudizio viene sempre, però l'apprezzamento quello sicuramente sì. Apprezzare perché ogni singola voce ha un'identità, ha una caratteristica, ogni singola persona esprime attraverso il proprio canto delle vibrazioni che solo quella ed esclusiva persona può avere, quindi ogni cantante ha una caratteristica e come dire un mondo a sé e di conseguenza quella particolarità che può avere un cantante deriva proprio dal fatto che è una voce unica. Ognuno di noi ha una voce unica. Una sua identità. Esatto, abbiamo tutti una voce unica, tant'è che si vuole creare l'identità vocale, in pratica se vogliamo avere un documento di riconoscimento con la voce avremmo un'esclusiva, perché la nostra voce è unica al mondo, non c'è una voce che possa essere simile. E come per l'arte bisogna avere una propria identità. È inutile quando si canta si tende a scimmiottare un altro cantante, si risulta sempre una brutta copia. E quindi noi vogliamo dire che Andrea ha una sua identità e ci piace ascoltarlo e lo ringraziamo veramente non solo per quello che per la sua voce, per le sue esibizioni, ma per quello che fa per questo programma, è una delle colonne portanti di questo programma, perché lui è il nostro mixer audio e voce, e vorrei sottolineare, ma veramente di cuore, che lo fa veramente per passione, lui e il figlio Nicola. E quindi veramente un grandissimo applauso ad entrambi. E allora io direi qualche poesia e poi concluderà Amerigo con quante canzoni vuole.
E quindi Daniela, dicevamo, il mio spazietto poetico, dicevamo, grazie, la Nosside, poetessa dell'amore, quindi tu ci farai ascoltare ancora qualche altra poesia. Sì, continuiamo col discorso. Per me le farei ascoltare tutte, ma avendo il tempo limitato, come ho visto, devo molto stringere. Sentivo poco fa il cuore uno zingaro e va, e così lui ti ama, e poi all'improvviso non ti ama più, se ne va. Tu rimani da sola, come rimani da sola? Ho molto molto arrabbiata, nel caso della poesia Ira di te, ma ce ne sono anche altre, quella donna è molto arrabbiata. Oppure piangi e affronti la cosa in un modo elegiaco. Infatti molte di queste mie poesie, invece della donna triste, abbandonata, hanno un tono più sommesso. Eppure se in alcune di queste c'è sempre la speranzella di una piccola vendetta. Molto femminile questo. Questo è il caso della poesia Stelle, stata premiata tempo fa, primo premio ad Artore. Se guardi il cielo, le stelle sono i miei occhi, gli stessi occhi che d'un sospiro greve ressero il dubbio e tacquero la pena, sopra il perdono poi crocifissi e sangui. Non c'è memoria quando l'amore è inganno, sulla collina sono innumati i giorni, né distratto viandante sosti a frugare tumuli spenti sotto nefanda luna. Si accavallano i soli, spezzi le ore nel sordo spasmo di una tenaglia al ventre, le pareti un sudario vuoto al compianto, dalla finestra schiusa entra la notte e sgomenti improvviso mentre ti perdi dentro quel cielo dei mille occhi silenti. E che gli venga un profondissimo scrupolo per l'abbandono, l'individuo. Oppure più dolcemente, senza desiderio di vendetta, l'ultimo abbraccio, ricordare l'ultimo abbraccio con lui, l'ultimo abbraccio, ricordi, era già sera, pulsava il cielo di tremiti di stelle, sottaciute speranze strido nel cuore, tuffo di verde in desolate steppe. Ed è ancora il tuo braccio fitta morcente, interminato di arrosati pallori, sconsolato e struggente, assiduo sboccia lungo nubi nevose, ultima offerta, in affanni di luce finge il mio giorno. Grazie. Grazie. E adesso concludo con una fiaba. Nel mio primo libro, Icaro, la particolarità è la presenza di alcune fiabe, fiabe per adulti, fiabe d'amore. Una che mi ha dato molta soddisfazione è stata Selena, perché è realizzata in video. Il video lo potete trovare tutti su YouTube, Selena di Daniela Ferraro, c'è proprio il video con l'immagine dal vero. La poesia recitata dall'attrice Monica Bevilacqua. È stato premiato a Iesi, provincia di Ancona, questo video. Torniamo al tema della vendetta femminile, a me molto caro. È uno stile neoclassico, le fiabe sono tutte scritte in uno stile neoclassico, proprio per il sapore, dare loro un sapore più di antico. Ed è anche una favola eziologica. Spiego l'origine, vedrete alla fine, di un qualche cosa. Titolata Selena. Stati attento, nocchiero, che sul mare hai la via, che fiducia nell'onda ti potrebbe esser ria. E racconti il paese dell'ingrata vicenda, che ormai a tutti palese, a sapor di leggenda. La Selena traviata da mendace amoroso, posto poi abbandonata, non conosce riposo. Essa gira di giorno sulla ripida costa, né con notte a contorno mai di lì si discosta. E sorride il paese mentre braccia le tende verso il mare che ha preso il suo uomo che attende. Nel passare degli anni ha sopito l'ardore che, ignorando gli affanni,
lì la tiene per ore e beffeggia il paese, quella cora e la matta, quel cagion fare offese e il diletto bistratta. Come un cane rognoso si trascina dal porto, nessuno offre riposo, solo prestando a lei ascolto. Finché un giorno è sparita, inghiottita dal nulla, di con l'abbia sentita, mentre in mar si trastulla. E stupisce il paese del laconico canto, il cui verso cortese mette i figli in incanto. Come uccelli di rovo corron verso la spiaggia, dentro l'onda al ritrovo, il cui suono incoraggia. Ora piange il paese e il dolore s'accresce, lei sogghigna avvolgendo la sua coda di pesce. Grazie. E così sono nate le sirene, per una vendetta contro il paese che la derideva. Grazie veramente di cuore per la tua raffinata esposizione e per i tuoi splendidi scritti. Sempre qua quando dovete sentire qualche mia poesia d'amore, e ce ne sono tantissime. Grazie veramente. Allora è il momento di concludere questa meravigliosa trasmissione. Grazie ad Amerigo, grazie anche agli altri ospiti. Come la vuoi chiudere questa serata? Beh, c'è una canzone che credo rappresenti il Festival di Sanremo nel mondo e che sia praticamente la canzone che rappresenta anche il Novecento italiano. Fu Domenico Modugno a scrivere Nel blu dipinto di blu, più famoso come Volare. Quella canzone è un'altra di quelle pagine della storia della canzone italiana che racchiude l'identità di una nazione. Noi abbiamo tante cose che ci identificano: la pizza, gli spaghetti, poi nella musica abbiamo Verdi, nell'arte abbiamo tanti altri, però nel Sanremo, quindi quel festival sì, ma nella praticità, la canzone Volare è una di quelle che rappresenta l'immaginario italiano. C'è stata un'edizione di Sanremo che è stata dedicata a Domenico Modugno, e io ho un dipinto che è stato esposto in quel di Sanremo, perché c'era un'esposizione artistica in merito a Domenico Modugno. A Domenico Modugno, perché ci identifica, e quindi sì, è Volare è diventata una delle parole più gettonate del panorama lessicale italiano. Quindi quando diciamo volare sappiamo perfettamente a cosa ci riferiamo. Io vorrei chiudere con questo Volare, perché è un tributo al Sanremo 2023, come si diceva, come dicono adesso, 2023, non più 2023. Allora anche questa puntata è andata. Dal Parco degli Dei è tutto, diciamo così, per questa sera. E se la puntata ha avuto il successo che stiamo vedendo, il merito è di tutti quelli che hanno contribuito, e quindi un grazie particolare a Maurizio Nardi, che è il nostro regista, poi ancora Andrea e Nicola Cirillo, mixer audio e voce, Giuseppe Parisi, anche il direttore della fotografia, diciamo così, e poi tutti i nostri splendidi ospiti: Amerigo Marino tenore, Sabrina Santacroce, e poi abbiamo avuto Luana Franco, e c'è rimasta Sandra Lombardo, che ha accompagnato Daniela Ferraro, che ci ha allietato con le sue poesie. E adesso ascoltiamo, e naturalmente non dimentichiamoci di ringraziare Saro, che lui il capitano il nostro capitano. Io devo ringraziare te e tutti gli ospiti, e quindi ascoltiamo Amerigo Marino in chiusura. Grazie veramente, e diciamo ad Amerigo alla prossima.
questo gran sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare! Di stare lassù, ma tutti i sogni all'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porto con sé. Ma io continuo a sognare degli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Di stare lassù e continuo a sognare e volare più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare! Grazie. Cielito lindo che a me tocca, questo lunar che viene, cielito lindo, una da tua bocca. Tu se lo dia sanato, cielito lindo che a me tocca. Cantando se alegra.
los corazones. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mondo.